Non è vero. Non è vero che noi donne siamo uguali agli uomini. La Costituzione lo dice, ma la realtà è un'altra cosa. Beh, nella mia famiglia ho sempre avuto molta libertà di agire come voglio, di frequentare le persone che voglio, di pensare come voglio. Io posso accettare il consiglio di mio padre solo se motivato, non perché mio padre è basta. Io considero mia madre come un'amica, come una donna con cui discutere apertamente. Lei ha una grande fiducia verso di me e io verso di lei. Ascolta le mie opinioni, eventualmente le critica e ne discutiamo insieme. Non mi impone giudizi, mi consiglia e mi fa fare le mie esperienze. Il continuo e ossessivo desiderio da parte dei miei genitori di aiutarmi, di starmi vicino, mi è sembrato un'imposizione, una limitazione delle mie libertà. È per questo che ho deciso di allontanarmi, di rifiutare il loro aiuto. Nella mia educazione sessuale non vi è stata una chiara negazione del sesso, ma una specie di compromesso tra la negazione del sesso per rispetto a certe abitudini ed una contemporanea affermazione per paura di essere arretrati negandolo. E questo ha creato in me una grande confusione. I genitori hanno fatto per me solo da complemento. L'educazione sessuale nella scuola, e non solo dal punto di vista medico, è assolutamente necessaria per una modifica della mentalità verso moltissimi problemi, quali le ragazze madri, figli illegittimi, eccetera. Noi non vogliamo più un controllo dello Stato e della società sui problemi del singolo individuo. Vogliamo che ognuno sia libero di fare ciò che vuole, a patto che ciò non leda la libertà altrui. Per cui assoluta libertà sessuale e totale modifica della mentalità. Per cambiare la mentalità sarebbe necessario impostare il problema sessuale su delle basi serie. Cioè, bisognerebbe introdurre una certa educazione sessuale anche nelle scuole per chiarire le idee su certi problemi fondamentali che uno si crea ad una certa età, in modo che il problema sessuale non sia più un tabù, ma che venga prospettato con una certa serietà e con una certa sicurezza e che venga veramente affrontato sul piano sociologico. Cioè, bisognerebbe conoscere tutte le posizioni in maniera da avere un orientamento veramente responsabile. Che vengono prospettati specialmente nel cinema sono in fondo il frutto della nostra società, che punta molto sull'interesse morboso che suscitano, sfruttando specialmente questo invece di studiare i problemi che affrontano. Gran parte di questi film sono fatti da degenerati, per cui vi è da parte loro un piacere morboso nel farli. Va bene togliere i veli dell'ipocrisia, ma quando si ha un gran successo di cassetta si è degenerato. Questo film è nato da un'inchiesta fatta con ragazze di diversa età e di differente formazione, in modo da avere un'idea il più possibile fedele alle differenti posizioni. Le domande. Che cosa pensano le ragazze d'oggi? Qual è la posizione della donna nella società italiana? Quali sono i temi che si trova ad affrontare? Qual è il suo atteggiamento a fronte all'educazione, alla cultura, alla morale, alla religione, al matrimonio ed al lavoro? Nel rapporto sessuale ciò che più mi pare importante è la necessità di essere uniti completamente e perciò i figli sono una conseguenza secondaria e hanno un'importanza relativa. Secondo me, in ogni rapporto prematrimoniale e matrimoniale, l'uso della pillola sarebbe un atto di viltà, cioè la si usa perché si ha paura delle eventuali conseguenze, che invece sono la base e il fine di ogni unione. Su, guardami, tira sugli occhi, puoi parlare liberamente. Qui sei tra persone amiche, nessuno vuol farti del male. Quando ti sei accorta di essere in questo stato, non gliel'hai detto? Sì, gliel'ho detto, ma come al solito non ci siamo capiti, non ha voluto neanche tanto ascoltarmi. E lui, quando gliel'hai detto, come ha reagito? Come ha reagito? Voleva far l'amore. Il modo, no, che serve per risolvere tutto.
secondo lui. Non ti sei confidata con nessuno? Sì, sì, praticamente mi sono confidata con tutti. Non manca nessuno, guarda. E la tua famiglia com'è? Che cosa dicono? La mia famiglia è avvilita. Non ce la fa più, non crede neanche nelle mie... Non crede più in me. A parte che vorrebbe che io stessi con un uomo un po' più della mia età, no? Un po' più giovane. Ogni volta mia madre mi chiede, ma Franci, siamo arrivati alla sessantina? Cioè, si mette a ridere, mi chiede gli anni di lui, no? E quindi, non so, penso mi abbandoneranno anche loro. Non ce la fanno più. Adesso cosa pensi di fare? Ma... Lei quanti anni ha, dottore? 28. Pensavo di provarci con lei. Lo sai che non voglio che tu soffra quanto ho sofferto io. A te non deve capitare quello che è successo a me.